La seconda poesia che ho scritto, andando proprio cronologicamente, per un pittore, è una poesia dedicata a Persico. Mario Persico è del 61 e si intitola Ballata delle controverità. È la prima volta che sperimentavo la forma della ballata, che poi mi interesserà, ma 20 anni dopo. E anche la prima poesia in cui adopero l'acrostico, cioè l'ultima strofa fa sì che ogni verso inizi con una lettera, come è naturale. La lettura verticale, per voi che sappiate cos'è un acrostico, permette di costituire un vocabolo a sé, che nel caso è proprio il nome di Persico. Nelle tue tibie dorme un pellicano, un biscotto neoplastico fischia tra i tuoi denti, l'uovo dei filosofi ha gonfiato la tua mano, soltanto qualche Vesuvio modifica i continenti. Un concerto per clavicembalo e per 5 strumenti batte la sua lingua amara sopra le nostre gengive, ad uso dei prestigiatori e delle gravide dolenti. C'è un grande re nelle tue calze vive. Nelle tue tonsille cresce un grande nano, nel tuo fegato innominabili monumenti. C'è un feto innamorato e un aeroplano, c'è un San Gennaro e una rosa dei venti. Per ogni verso ci sono 4 accenti, per ogni ampollina di sangue una papessa che scrive. Chi gioca a scacchi vince crateri spenti, c'è un grande re nelle tue corna vive. Ho cercato una quaterna sopra ogni tuo divano, ho cercato Saturno tra i tuoi 9 ascendenti, l'astrattismo è vecchio, è stato detto in vano, l'oracolo della bottiglia non parla per i conventi, la lava del tempo canta gorgogliamenti, lo stregone rabbonisce le ninfomani cattive. Un buon pittore si serve dei 4 elementi, c'è un grande re nelle tue spade vive. Piccolo Bosch, noi conosciamo i segreti dei cavadenti e sappiamo come essi rispettino i buoni sentimenti, resistono in questo mondo arcivescovi e i sottotenenti, siamo abbastanza felici perché siamo abbastanza dementi, impariamo a raccontare storie un po' più aggressive, con un pizzico di magia noi li renderemo un po' più impotenti, ogni Europa cambia se un grande fantasma vive. Le parole napoletane che sono inserite e che si distinguono più graficamente che nella mia capacità di rendere in dialetto, l'astrattismo è vecchio, era parte di un manifesto precisamente sottoscritto da Bai e dal gruppo dei pittori napoletani che rifiutavano appunto di sviluppare ulteriormente l'arte astratta che all'inizio degli anni subito successivi al dopoguerra contrapponeva figuratività e astrattismo. A un certo punto Bai e i pittori napoletani e altri naturalmente a mano sentirono come superata questa opposizione e nacque quello che poi prese la definizione di nuova figurazione. Allora nasce naturalmente una modalità di pittura che appunto parte molto più da fantasmi interni che senza guardare la realtà elabora delle immagini che si rifanno alle cose più diverse, da fantasmi onirici a emblemi folclorici. In Napoli, per esempio, da parte di Biagi, di Persico, di Gambetto, di Luigi Castellano e altri, l'attenzione alla tradizione del folklore è molto forte. Tutti più o meno fortemente c'è poi l'immagine del feto, del bambino, il bambino appare spesso in modalità deformi, angosciose. In qualche modo insistendo sopra l'immagine di una umanità guastata dalla presenza della civiltà atomica, a cui allora erano, tra l'altro,
totalmente insensibili sia agli ambienti culturali, letterari, che pittorici che musicali. Uno dei meriti di Baie, dei napoletani, poi fu proprio quello di rendersi conto che era capitato qualcosa nella storia del mondo che rendeva irreversibile il divenire storico di fronte a quelli che erano i rischi di un'umanità che poteva ormai elaborare tranquillamente gli strumenti di un proprio suicidio tecnologico attraverso una guerra di quest'ordine. E il problema in questi ultimi tempi, come sapete bene, è ritornato dopo lungo semi-oblio, raccomandato un poco dalla cosiddetta guerra fredda, il famoso equilibrio del terrore che tendeva ad escludere queste dimensioni, oggi invece si ripropone.